Ciao viaggiatori! Cosa siamo venuti a fare? Oltre che imparare a migliorarci quotidianamente, imparare ad essere alchimisti della nostra vita, imparare a trasmutare il piombo in oro, imparare a individuare la direzione da percorrere nella nostra vita, e ad ascoltare il nostro sentire più profondo. Siamo venuti anche a guarire le nostre ferite e in un certo senso ad essere un ponte consapevole per tutte quelle creature che ancora non lo sono. Quando magari riusciamo a comprendere che abbiamo ancora delle ferite nei confronti dei nostri genitori, siamo magari ancora arrabbiati per un determinato comportamento che ancora oggi loro hanno nei nostri confronti, e questo attiva a noi il senso dell'ingiustizia e quindi ci arrabbiamo. Dobbiamo però comprendere che oggi noi rispetto a loro siamo più fortunati, perché oggi noi abbiamo la possibilità di conoscere, la possibilità di scoprire, la possibilità di sperimentare lo straordinario della vita. Abbiamo questa grande opportunità che è quella della conoscenza. Oggi ci sono centinaia, migliaia di video. Ci sono libri, c'è il web che ci permette davvero di andare a cercare risposte, andare a nutrirci, andare a comprendere, andare a imparare. Ci sono seminari, insomma, ci sono moltissime opportunità. E quindi noi possiamo veramente essere un ponte straordinario, ad esempio, per i nostri cari. Cosa significa? Significa che laddove vediamo la loro inconsapevolezza e laddove la loro inconsapevolezza attivava in noi la rabbia, ecco, in quel preciso momento noi possiamo entrare nella compassione più profonda e osservare la loro paura, perché la mancanza di consapevolezza genera paura, quindi possiamo essere un ponte tra Dio e loro. Quindi possiamo prendere la loro mano e avvicinarla alla mano di Dio ed essere semplicemente quelle braccia che prendono la mano di Dio da un lato e la mano del nostro caro dall'altra, affinché l'amore di Dio giunga a loro e noi possiamo essere quel ponte di consapevolezza e di amore che possa permettere loro di ricevere l'amore di Dio, che possa permettere a loro di avvicinarsi all'amore di Dio, che possa permettere a loro di comprendere che noi siamo lì per aiutarli. Noi possiamo essere quel ponte straordinario di luce per permettere a loro di non avere più paura, per permettere a loro di essere grati, per permettere a loro di poter continuare a sorridere, perché nel momento che loro allungano la mano, trovano la nostra mano e la mano di Dio. E accogliere le loro paure con la nostra consapevolezza permette a noi di trasformare tutte quelle ferite e di guarirle in un istante solo grazie alla nostra capacità di amare che in quel preciso istante ha deciso di integrare
tutte le nostre paure. E quindi con la capacità di essere ponti di luce in questa vita, io vi abbraccio nella luce e nell'amore. Ciao viaggiatori!